Buongiorno, allora stamani parliamo della produzione letteraria di Giovanni Verga. Allora, Giovanni Verga scrive romanzi sia veristi che non. La fase non verista comprende storie di amori travolgenti e appassionanti, i cui protagonisti spesso sono giovani aristocratici, artisti geniali e anche un po' trasgressivi. Questo per esempio nelle novelle Una peccatrice, In tigre reale, In storia di una capinera, che vengono pubblicati tra il 1866 e il 1875. Con questi lui diventa uno scrittore di successo, molto richiesto e amato dal pubblico. Ai romanzi veristi si arriva con un collegamento costituito dalla novella Nedda. Nedda è una novella che ha ancora un contenuto sentimentale e commovente, ma diversamente dalle opere precedenti, è ambientata nella Sicilia contadina, nella parte più povera della società. Infatti la protagonista, che appunto si chiama Nedda, è una raccoglitrice di olive e ha un destino tragico. L'ambientazione siciliana diventa poi la protagonista definitiva nei romanzi veristi. I protagonisti di questi romanzi appartengono agli strati più umili della popolazione e di questa parte della produzione fanno parte la raccolta di novelle Vita dei Campi del 1880, le novelle rusticane dell'83 e i romanzi I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, che vengono considerati i capolavori dello scrittore, ma che al momento in cui furono pubblicati vennero praticamente ignorati dal pubblico. Questi due romanzi, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, dovevano essere i primi due romanzi di un ciclo, il ciclo dei vinti. Questo era il progetto che voleva portare avanti Verga, ma che non riuscì mai a terminare. Allora, che cosa consiste il ciclo dei vinti? I vinti, innanzitutto, vinti vuol dire sconfitti, sconfitti dalla vita, sconfitti dal progresso. Nelle sue opere veriste, infatti, Verga vuole rappresentare la società della Sicilia del suo tempo. Vengono privilegiati come protagonisti gli umili, gli oppressi, i deboli, gli emarginati, cioè coloro che per ragioni economiche oppure legate alla loro condizione sociale sono isolati dalla comunità, oppure sono vittime del pregiudizio o anche vittime delle proprie ambizioni. Allora, da questi romanzi, da queste raccolte di novelle, viene fuori una visione piuttosto pessimista della vita. La vita sembra una lunga catena di sopraffazioni, di soprusi, dove il più debole viene sovrastato dal più forte, che a sua volta ha qualcuno più forte di lui che lo sovrasta. E tutti, sia i deboli che i forti, che gli oppressi, che gli oppressori, vengono alla fine travolti da quella che Verga chiama la fiumana del progresso, cioè dal progresso tecnico e industriale. Ricordiamoci sempre che siamo in piena seconda rivoluzione industriale. Il progresso che porta a nuove conoscenze e che rende la vita teatro di una lotta per la sopravvivenza. E ricordate qui le teorie di Darwin. Sfuggire al progresso non è possibile e tutti fatalmente sono destinati a soccombere. È possibile resistere un pochino di più se si segue l'ideale dell'ostrica, cioè se si rimane legati alle proprie radici. L'ideale dell'ostrica è quello che avete letto nella novella Fantasticheria. Che cosa significa? Significa che spesso le persone sono attaccate alla propria famiglia, alla propria condizione sociale, al proprio lavoro, al luogo in cui sono nate o si trovano a vivere, così come l'ostrica è attaccata allo scoglio. Chi cerca di abbandonare questa condizione viene in qualche modo punito e invece di avere un miglioramento generalmente va incontro a un destino di solitudine e di sconfitta. È quello che accade per esempio a uno dei protagonisti del romanzo I Malavoglia, il giovane Ntoni che abbandona la famiglia per fare fortuna ma finisce a fare il delinquente. Oppure è quello che accade a Mastro Don Gesualdo, che da povero manovale diventa un proprietario terriero, ma muore solo e ossessionato dal possesso della sua roba, come la chiama lui. Mi
per poter seguire i canoni del verismo, Verga utilizza il canone dell'impersonalità del narratore, cioè racconta le cose in maniera oggettiva e distaccata, come appunto se lui fosse uno scienziato oppure un fotografo. Quindi l'impressione che vuol dare lo scrittore è che l'opera si faccia da sé, che i personaggi siano quelli reali e che non ci sia nessun intervento da parte dell'autore stesso. Questo spiega anche la scelta linguistica, infatti lo stile è pieno di espressioni dialettali, di modi di dire, di proverbi che riflettono una cultura e un contesto sociale ben preciso, nel caso di Verga quello siciliano. Rosso Malpelo è la prima che trovate nella vostra letteratura. È stata pubblicata nel 1880 ed è la prima novella verista di Verga. Il protagonista è un ragazzino, soprannominato Rosso Malpelo, non verrà mai detto il nome del ragazzo. E, soprannominato Rosso Malpelo perché ha i capelli rossi e nel pregiudizio popolare, questo fino a non tanti anni fa, chi aveva i capelli rossi in qualche modo era marchiato da un segno. E vedremo nello scorrere della novella che Malpelo viene considerato cattivo, cattivo da tutti, per il solo fatto di avere i capelli rossi e lui si adatta a questa convinzione generale e anche quando fa qualcosa per il bene degli altri, gli altri continuano a pensare che lo faccia solo per malvagità. Malpelo lavora in una cava di rena insieme al padre, Misciu Bestia, così viene soprannominato. Misciu Maestro Bestia, questo è il modo in cui veniva chiamato il padre di Malpelo. Hanno bisogno di soldi e un giorno il padre accetta di fare un lavoro pericoloso che tutti gli altri avevano rifiutato di fare. Ma una colonna di sabbia, di rena, gli crolla addosso e lo uccide. Malpelo cercherà in tutti i modi di scavare con le sue mani la colonna di sabbia, ma non riuscirà a trovare il padre. E lui continuerà a lavorare nella cava e qui verrà continuamente preso di mira da tutti, considerato sempre cattivo, sfaticato, non ha nessuno che gli mostri un minimo d'affetto, neanche la madre e la sorella. La madre, che non ricorda neanche il nome del figlio, dice l'autore, quando portava a casa la paga settimanale, per non saperne leggere né scrivere, lo picchiava perché, anche se non era vero, lui avrebbe potuto togliere dei soldi dalla paga. Questo per dire quali erano le condizioni in cui viveva questo ragazzo. A un certo punto la sorella si sposerà e andrà a vivere insieme alla madre in un altro paese e lui rimarrà completamente solo. L'unico appunto che gli dava affetto era il padre. Quando verrà ritrovato il cadavere del padre, lui avrà in eredità i suoi vestiti e le sue scarpe. Le scarpe sono troppo grandi per lui, quindi le mette da una parte in attesa di poterle utilizzare, ma i vestiti, anche se grandi, se li mette. E dice l'autore che la domenica si metteva seduto e con le mani passava sopra al tessuto dei pantaloni ed era come se sentisse la carezza del padre. Questo per dire che anche lui, piccino, aveva dei sentimenti, che anche lui aveva bisogno d'affetto, ma l'autore non ce lo dice mai direttamente. Vedrete che la novella è davvero impersonale, anche se ci porta, l'autore, narrandoci questa storia, a capire qual era davvero il carattere di Malpelo. Un giorno alla cava arriva un ragazzo, Ranocchio, che di lavoro faceva il manovale, ma era caduto da un'impalcatura ed era rimasto storpio, quindi non poteva più continuare a fare il muratore e viene mandato a lavorare in miniera. Rosso Malpelo in qualche modo se ne prende cura, lo prende sotto la sua protezione e a modo suo gli vuole insegnare ad essere più forte, a essere come lui, uno che resiste come un somaro a tutte le angherie degli altri. Tra l'altro abbiamo anche un asino, no? In questa novella. Questo asino è un po' l'alter ego, cioè l'altro personaggio che rappresenta la condizione di Malpelo.
Sia Malpelo che l'asino vengono fatti lavorare fino allo stremo delle loro forze, proprio tutto quello che possono fare, e vengono maltrattati entrambi. Alla fine l'asino morirà e la carcassa verrà buttata così, come un oggetto che non serve più, fuori dalla cava. E è un po' quello che succederà a Malpelo, come vedremo in fondo alla novella. Malpelo si diceva si prende cura di Ranocchio. Ranocchio però è malato. Malpelo questo non lo sa, non lo capisce. Ranocchio è malato di tubercolosi. E un giorno, dopo che Malpelo gli ha dato un pugno più forte del solito sul costato, sul torace, lui sputa sangue e si ammala. Si ammala, Malpelo pensa addirittura di essere responsabile della sua malattia e va a trovarlo a casa e lo stupisce vedere la madre che piange accanto al letto del figlio, perché lui non ha mai provato questi sentimenti, non ha mai provato l'affetto della madre. E quando Ranocchio alla fine morirà, Malpelo non si capacita di tutta questa tristezza e tra di sé pensa: ma come? Soffrono, ma se non portava più a casa nemmeno i soldi per mantenersi, quindi per far capire, no, che tipo di mentalità, con che tipo di mentalità è cresciuto Malpelo. Come si conclude la novella? La novella si conclude con Malpelo che accetta un lavoro che tutti gli altri avevano rifiutato, un po' come aveva fatto il padre, entra in una galleria e da lì non uscirà più. Ormai tanto è solo, lui accetta definitivamente e con rassegnazione il suo destino di vinto, secondo quello che abbiamo detto prima, vinto dalla vita. Che stile adopera Verga in questa novella? È lo stile verista, quindi impersonale, con l'uso dei soprannomi e come vedrete tutti i soprannomi sono legati al mondo animale, quasi a far capire che queste non sono persone ma sono delle bestie. Il racconto viene fatto sì da un narratore, ma come se i narratori fossero tutte le persone che sono nella cava, che sono nella famiglia, perché l'ottica, il punto di vista da cui ci viene presentato questo personaggio è quello delle persone che gli stanno intorno, quindi ci viene descritto come malvagio, ci viene descritto come cattivo, come incapace di provare buoni sentimenti. In realtà quello che ottiene l'autore è di far pensare al lettore, a noi che leggiamo, che non è così, che Malpelo è stato soltanto estremamente sfortunato a nascere in quella famiglia, in quella situazione, in quel paese, in quel posto, che Malpelo non è cattivo, che ha bisogno soltanto di affetto, ma non lo fa in maniera diretta, l'autore, ci fa arrivare il lettore attraverso la narrazione. Quindi per oggi la lezione è finita, fate gli esercizi che vi assegno sul registro e a presto.